Oggi, 5 dicembre dell'anno di grazia 1648, noi del Tribunale di Giustizia condanniamo te, John Stuart, detto il boia scarlatto, per efferati delitti. Ti condanniamo a morte per mano degli stessi strumenti di tortura con cui hai ucciso molte vittime innocenti. Hai ucciso perché spinto dall'insana presunzione di essere il giudice supremo degli atti umani. Hai ucciso per odio, un odio folle e assurdo che ti ha sopraffatto, portandoti a far credere di essere un nuovo vendicatore del genere umano, mentre eri soltanto un pazzo assassino. Hai colpito le tue vittime con fretta ferocia, torturandole. No, no! Non riuscirete a uccidermi! Uscirò da qui per vendicarmi! Non potete tenere prigioniera la mia forza! No! Tornerò! Mi vendicherò! No! No! Questo sigillo chiuda per sempre il tuo corpo e il tuo spirito demoniaco. Che nessuno lo profani, perché tu sei maledetto per sempre, come maledetti sono questi sotterranei. Maledetto il castello che ha visto orrori indegni dell'umanità e che rimarrà isolato nei secoli, finché il sangue delle vittime che tu hai ucciso rimarrà nella memoria delle genti. Thank you.
Mica male questo castello. Già, non potevamo trovare di meglio. Verranno delle fotografie terrificanti, a dir poco. È quello che ci vuole. Un aspetto così tetro. Voi cosa ne dite? Ci sarà qualcuno qui? Qui non ci starebbe neanche un eremita. Io invece trovo che è un luogo ideale per vivere. Ma non sentite che pace, che silenzio. Io vivere qua... Piantatela voi due. Sono curiosa di vedere com'è l'interno. Cos'hai, cara? Sei stanca? Non lo so, ma sento che c'è qualcosa che non va. No. Susie. Dai, smettila. Solo un bacio. No, lasciami, ci guardano. E va bene. C'è nessuno? Il nostro caro editore ho paura che stavolta me li saluta. Gli ambienti tetri per le sue copertine. Rispondete, c'è nessuno? Se non c'è nessuno vuol dire che è vuoto, allora. Oh, la Palisse ha parlato. Mi chiamo Nancy, non Palisse. Non c'è nessuno. Ehi, di casa! Sembra disabitato. Accidenti. Potevano dirci che qui non c'è nessuno. Ma dobbiamo entrarci ugualmente. Basterebbe scalare quel muro là. Sì, però è bello alto, eh? Nessuno di voi se la sente? Ok, ok. Ci penso io a farvi entrare, ragazzi. Vedrete. Gamba bella. Tra poco saremo dentro. Sì, certo. Per 3 anni. Questa è violazione di domicilio. Attento, Perry! Parks, il tuo primo attore si è guadagnato un doppio whisky. Ce l'ha fatta. Sì, una discreta esibizione. Nel tuo prossimo libro mettici un'azione così. Voglio più suspense, più dinamica. I signori possono accomodarsi. Bravo, Perry. Entriamo. Andiamo.
Hai avuto fortuna, Parks. Sono gli ambienti adatti per il tuo lavoro. Questo posto non mi piace. Voi hawaiane siete troppo superstiziosi. Raoul! 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 Perché mi devi fare sempre di questi scherzi? Raoul! Raoul! Non mi fai più paura! I castelli disabitati sono pieni di scheletri. Disabitato? Qui non c'è un filo di polvere. Chi siete? Che cosa fate qui? Chiedo scusa. Eravamo convinti che nel castello non ci fosse nessuno. C'è il padrone di casa. Vorremmo parlargli. Le dispiace condurci da lui? Seguitemi. Andiamo. No, voi di là. Fermatevi. Perché siete entrati abusivamente nella mia casa? Noi pensavamo che il castello fosse disabitato. A me non piace affatto che la gente venga a disturbarmi. Ci scusi. Sono un editore. Mi chiamo Parks. Daniel Parks. Sono alla ricerca di ambienti particolari per le foto delle copertine dei miei libri. A me la cosa non interessa affatto. Ecco, vede, questo è uno dei miei libri. Mi occupo di romanzi dell'orrore. Le ha detto di non avvicinarsi. Attualmente sto preparando la nuova serie delle vendette di Skeletric. Io non voglio intrusi. Lasciate immediatamente il mio castello, signore. La prego, cerchi di capirci. Sono diversi giorni che siamo in viaggio. La truppa è molto stanca. Vivo qui perché non voglio vedere gente. Le offro 500 sterline. Ora sta diventando noioso, signor Parks. Le chiedo personalmente scusa per quanto è accaduto. Perché stai buono buono? Avanti, ragazzi, in piedi, dobbiamo andare via. Il padrone di casa non gradisce ospiti. Come, come? No, capo. Sarebbe proprio il caso di smetterla di girare. Uno era moderno, un altro era troppo antico. Qui non ci vogliono, ma ci sarà un castello buono, dico io. Ma allora, dobbiamo lasciare il castello, dobbiamo andare via. Che strazio, capo, sono stufo di guidare. Sono più seccato di voi, ma in questo castello non ci vogliono. Dobbiamo partire per forza.
E non dimenticate nulla, eh? Edith. Aspettate. Non è mia abitudine essere in ospitale. Anzi, vi chiedo scusa se prima sono stato così poco cortese. Non era nelle mie intenzioni. Qui nelle vicinanze non trovereste dove dormire. Rimanete pure al castello stanotte, ma dovrete partire domattina presto. Grazie, signore. Sapevo di poter contare sulla sua comprensione. Possiamo fare le nostre foto? D'accordo, ma vi prego di usare discrezione. Io sono molto geloso della mia tranquillità. Ora i miei servi vi indicheranno i posti dove potrete lavorare. Bene, allora forza, ragazzi. Non perdiamo tempo. Svelti, su, svelti. Tu, Dermot, sì. Comincia subito i sopralluoghi. Edith, va con lui. Vieni, Edith. Evitate i sotterranei. Il padrone non tollera che qualcuno ci metta a piede. D'accordo. Andiamo, Dermot, su. Meritiamo un premio extra. Una foto con questo strumento è una cannonata. Guarda che l'idea è stata mia, eh. Ecco i cestini. Capo, hai visto cosa abbiamo trovato? Tra un quarto d'ora cominciamo a lavorare. È perfetto per la fine di Skeletri. Sì, mi pare che bravi, vada bene. Bravi, ma cerchiamo di sbrigarci. Vado io dalle ragazze, capo. No, ci vado io. Formidabile. Andiamo, sono di casa. Fate come se io non ci fossi. Voltati, dobbiamo finire di prepararci. Avete un quarto d'ora per mangiare, poi cominciamo. Gli altri sono già pronti. Puoi girarti adesso. Edith, provvedi che tutto sia in ordine. Non possiamo perdere tempo. Buon appetito. Grazie. Pensi che ci sia anche del vino in questo intruglio? No, lì no, ma so io dove trovarlo. Ho scoperto dove sono le cantine. Vieni, su, andiamo. Torna subito. Vieni. Sai, Terry, a me piacerebbe moltissimo possedere un castello come questo. Ti dirò, a me questo posto fa un po' paura. Cosa dovrei dire io con uno scheletro vicino, allora?
Ferma, ferma così. C'è. No, non ti muovere. Ne voglio fare una con l'altra macchina. Me la passi, per favore. Non ti muovere. Ferma, eh. Ancora un po' di pazienza, tesoro. Abbiamo quasi finito. Brava. No, non ne potevo più. Sembravi morta. Davvero? Sì. Sei stata bravissima. Chissà che spavento la mia mamma quando vedrà questa foto. Va a cambiare. Sì. Ora tocca a te, Susy. Mia. Io sono pronta, ma Perry dov'è? Tocca anche a lui, no? Eccomi! Eccolo qua il tuo Perry, tesoro. Sempre pronto ad uccidere le belle donne. Sì, ma sbrighiamoci. Va bene, va bene. Quando c'è da lavorare te la squaglio. Sì, ma per il bene della comunità. È da aprire, eh? E apri. Prestami il coltello. Grazie. Chi ne ho io? Cos'hai? Solo un poco di nostalgia. Andiamo con queste foto, non perdiamo tempo. La pistola, Vermont. Adesso smettila. Troppo pesante. Allora proviamo con la spada, Annie. È leggera come una piuma. Ora ti faccio vedere. Guarda che roba. Accidenti, non riesco a sfilarla, si deve essere arrugginita. Star lì a guardarmi, aiutami. Su, tutte e due insieme, forza. Non fa niente. Devi sollevarla con molta naturalezza, tanto non pesa molto. Guarda. Così. Dammi una mano, per favore. Sei ancora tutto intero? Sì, sì. Beh, fa tu, Annie. Mi fido di te. Pronta? Ferma! Insomma, sei un condannato a morte. Finalmente. La mannaia. Dammi.
Allora, Nancy, devi darmi l'idea di un gatto. No, Nancy, questa è una gatta in amore. Io voglio un gatto inferocito. Ma questo non è un gatto. Devi darmi l'idea dell'aggressività, della ferocia, dell'agilità. No, Nancy, non ci riuscirai mai. Proviamo qualche altra cosa. Mi è venuta un'idea. Ah, tu, solleva la gamba. Tu, sollevala. Dai, sollevala. Ecco, ancora. Tu, devi darmi un'immagine aerea, leggiadra, soffice. Ecco bene, così sei meravigliosa. No, non così. Devi stare su, su. Ecco, ferma così, da brava, immobile, su. Come no, su, quel braccio. Dunque, braccio, testa, quello, quell'altro, tutto a posto. Fermi. Oh, su con quel delizioso piedino. Tienilo bene in alto. In alto, ho detto. Ma non ci riesco. Ma ferma, Nancy. Devi riuscirci. Ferma. Bene, in equilibrio. Che scrivi? Un altro romanzo. Sto cercando di mettere paura ai miei lettori. Anche questo è tuo, vero? Sì, certo. Sai che mi piace come scrivi. Sei gentile. Sono sempre stata innamorata di te, Rick. Davvero, sai. Non scherzo mica. Lascia perdere, Nancy. Tu hai bisogno di un uomo migliore di me. Posso tenerlo questo? Tienilo pure. Andate avanti senza di me. Torno subito. Subito. Guardalo qui. Ecco. Ecco qua. Posso andarmene per 5 minuti allora? No, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti. Mettile di là. Sì. Là. Cosa vuole? Vorrei parlare col suo padrone. Non è possibile, non vuole essere disturbato. Gli dica non che è io... possibile. Non c'è che dire. Una strana ospitalità. Tu l'hai visto il padrone? Che tipo è? Ah, non saprei dirtelo, è rimasto sempre nell'ombra. Hai notato le finestre? Sono tutte sbarrate. Deve essere un maniaco se so giudicare bene gli uomini. E di gente strana ne ho conosciuta tanta. Perché continui a occuparti di racconti d'orrore? Rick, perché non torni al giornalismo? Eri qualcuno. Chissà, forse per indolenza, forse per cattiva volontà, non lo so. Erano ben altre le mie aspirazioni. E invece è più facile vendere questa roba. Edith, scusami se sono indiscreto, ma perché volevi parlare con il padrone di casa? Curiosità. Curiosità femminile. Allora, posso andare? Sì, ma solo per 5 minuti, capito, Raul? Va bene. Vieni, Susie. Dove mi porti? Andiamo. Ma dove? Andiamo. Siamo pronti. Ora allontanatevi tutti, ragazzi. Attento, non muoverti, Perry. Solo un momento di pazienza, eh? Attenzione. Ah! Perry! Sapevo che sarebbe successo qualcosa. Io me lo sentivo, era come un presentimento. Raul,
Non hai sentito gridare? Ma chi vuoi che gridi qui? Vieni. Ma dove andiamo? Ora vedrai. Che cos'è, Raul? Sembra un sarcofago antico. Guarda, è vuoto. Lasciami, non paura. Susie. Vieni, Kinuyo. Vieni via di qui. No, non occorre avvertire il mio padrone. Sa sempre quello che accade nel castello. E vi prega di conservare la calma. È una corda molto logora. Non dovevamo fidarci. Cosa conti di fare? Non ne ho idea. Vieni con me. Vedi? Anche il padrone di casa ha raccomandato di non perdere la testa. Avvertiremo la polizia domani. Domani? Certo. In fondo si tratta di un incidente. Increscioso, ma sempre un incidente. E poi il paese lontano. Senti, a me non piacciono i misteri. Parla chiaro con me. Beh, pensavo che... Cerca di capirmi. Sono sulle spese. Il lavoro innanzitutto. Ragazze, dobbiamo finire prima dell'alba. Con il povero Perry di là. Ti capisco, cara. Sono più addolorato di voi. Ho un cuore grande così io, lo sapete, no? Io no. Che cosa dovrei sapere? Che per me il lavoro è una missione. Ma io lavoro per vivere, non per rischiare la vita. Vi offro 20 sterline. Valiamo così poco. 30. Va bene, io ci sto. Anch'io. Allora siamo d'accordo. E Susie dov'è? Credo che sia in giro con Raul. Come al solito, spariscono sempre al momento meno opportuno. Ma non perdiamo altro tempo, dobbiamo continuare. Io credevo di aver visto tutto nella vita. Invece c'è sempre qualcosa da imparare. Rick, guarda qui. Cos'è? È la negativa della fotografia che ho scattato al momento dell'incidente. Povero Perry, una fine disumana. E questa? C'è una strana macchia qui accanto alla porta. Si direbbe una figura umana. Sì, Rick. Ci avevo fatto caso anch'io. Ma non volevo crederci. Si direbbe una figura umana incappucciata. Raul. Uscirà fuori qualcosa? Ah, questo non lo so. Adesso vedremo. Io ho fatto del mio meglio. Devi capire che si tratta di un dettaglio.
Questo è il massimo ingrandimento. Certo, non sarà molto chiaro. Infatti, mi pare che siamo in alto mare. Qui si vede molto poco. Pensi che sia un difetto della lastra? No, direi di no. Posso vederla? Ho saputo dell'incidente che vi è capitato. Una morte spaventosa, davvero. Non si distingue nulla. Era fuori fuoco. Forse voi non mi crederete, signori. Ma io temo di sapere di che cosa potrebbe trattarsi. Avete mai sentito parlare del boia scarlatto? Chi è il boia scarlatto? Il boia scarlatto era maniaco, un assassino. Fu giustiziato e sepolto nei sotterranei del suo stesso castello. Ed è questo il castello che apparteneva al boia scarlatto. Quando venni qui era disabitato da secoli. Nessuno aveva più osato metterci piede. Un luogo maledetto. L'ideale per me che cercavo pace e solitudine. Forse quella che avete fotografato è la sua immagine. Guai se fosse così. Quando sigillarono la sua tomba, il boia scarlatto giurò che sarebbe tornato a vendicarsi. Era un uomo di una straordinaria forza fisica e spirituale, ossessionato da un ideale di purezza. È ancora lì, sepolto nei sotterranei. Soltanto un sigillo ci protegge dalla sua spaventosa potenza imprigionata. La maledizione. Vedo che voi due già vi conoscete. Non ho questo piacere. Questa è la prima volta che vedo la signorina. Vi chiedo scusa, signori, ma sono un uomo metodico. È tempo che mi ritiri. Buonanotte. Edith, via, calmati. Tu sei molto stanca. Hai avuto troppe emozioni oggi. Su, ti prego, vada a Kinuyo. Ha bisogno di qualcuno che la conforti. Sì. Ragazze, Susie non si è ancora vista? Ma che, forse è andata a cercarla Edith, è uscita poco fa. Farai impazzire i miei lettori con questi argomenti. E con questi? Ah, no. Le tue gambe sono troppo belle per coprirle. Hanno distrutto la tua pace, la tua tranquillità. Non sfuggirete alla vendetta del boia scarlatto. Sono curioso di vedere questo famoso boia. Ho l'impressione che il padrone sia un po' picchiato. Anche tu. Se vivessi qui dentro finiresti col credere a tutto. Ecco, è qui che devono aver rinchiuso il boia, secondo la leggenda. Che cos'è? Un sarcofago? No, uno strumento medievale di tortura. La famosa vedova di Norimberga. Questo non è davvero un incidente. Vieni.
temevo. La corda è stata tagliata. Capisci che cosa significa, vero? Si tratta di omicidio. Due omicidi. Ma perché? Chi può essere stato? È questo che non riesco a capire. E Raul dove è finito? Raul? No, no, non penso che c'entri in questa faccenda. Ma potrebbe sapere qualcosa, se è ancora vivo. Ecco, tieni questa. Prendi la mia macchina e va al più vicino posto di polizia. E fa presto. Sta tranquillo. E tu? Che cosa conti di fare? Non è prudente restare qui. Lo so, ma non possiamo partire senza prima aver trovato Raul. Vedrai che me la caverò in qualche modo. Cercherò di sbrigarmi. Tu che sempre muoio a lavorare. Qui sono spariti tutti. Sempre più belle queste ragazze. Guarda se ti piace questa idea, scusa. Non farti accorgere di nulla. Susie è stata uccisa. Cosa? Allora ti va? Certo, certo. Siamo nei guai. Ho mandato Dermot dalla polizia. Non dir niente alle ragazze, non spaventarle. Ma chi può essere stato? Allora siamo d'accordo? Cosa vuoi fare? Voglio vederci chiaro. Aspettatemi tutti qui. Parlare col tuo padrone. Non vuole vedere nessuno. È molto importante. Devo vederlo. Ho detto di no. Edith, che cosa fai qui? Ti dirò la verità, Rick. Mi riconosci? Certo, è un tuo ritratto. Ma allora tu conosci il padrone di casa? Dovevamo sposarci. Travis era un grande attore. Travis Anderson. Sì, ma non è quello che sparì qualche anno fa? Abbandonò il lavoro. E anche me. Era un uomo strano che non riuscivo a capire. Evitava i contatti con la gente. Anche con me era distaccato. Non ho mai avuto un bacio da lui. Eppure sono certa che mi amava. Non riuscirò mai a capire perché mi abbia lasciata senza neanche una parola. Ora sai perché lo cerco. Ho avuto la fortuna di rincontrarlo e pretendo una spiegazione. Non era curiosità la mia. Edith, andiamo via. Su, vieni con me. Dov'è Kinuyo? L'ho lasciata giù, voleva star sola. Dobbiamo uscire da qui, presto. Ma perché? Che è successo? Corri, presto, Edith. Raggiungiamo gli altri. Dobbiamo stare uniti. Ma perché? Non capisco. Kinuyo. 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 Attento, Rick. Se ti avvicini rimarrai ucciso. Vattene, Rick, non c'è niente da fare. Ormai non ho più scampo. Per me è finita, non c'è niente da fare. Vedi quei fili? Sono una trappola. Sono collegati a quelle frecce sopra di te. Basta solo toccarli e partiranno le frecce. Questo ragno ha le zampe avvelenate. Quando mi toccheranno, io morirò. No, no, non farlo. Attento, Rick. Ah!
trappola. Se sfiori i fili, potresti morire anche tu. Basta toccarli! Basta solo sfiorarli! È inutile. Siamo chiusi dentro. No! Parks! Ma si può sapere che succede? E gli altri dove sono? Non lo so, ma non allarmatevi. State calme e venite giù. Avverti Rick. Bisogna trovare una via d'uscita. Rick! È tutto chiuso. Non si può uscire. Sta calma, Edith. In qualche modo andremo via da qui. Edith!
Edith! Ti avvicinare, non mi toccare. Kinuyo è morta. Sei stato tu, Travis. Ora lo so. Sei un assassino morto! Tu non sei più niente per me. Anche se mi sei mancata quando ho abbandonato il mondo. Io sono stato costretto a lasciare la società. L'umanità è composta da esseri inferiori, da esseri deformi, fisicamente tarati, che avrebbero potuto corrompere il mio corpo perfetto. Sono rifugiato in questo castello per non essere contagiato dai comuni sentimenti. Anche l'amore è un sentimento. Lo dovevo fuggire. Ed è per questo, Edith, ti ho abbandonata. Non sei che un folle. Un egoista che ama solo se stesso. Sbagli, Edith. A causa tua, ieri sera ho avuto un momento di debolezza. È stato quando ti ho vista. E ti ho detto di restare insieme ai tuoi amici. Ma ho sbagliato. C'è un solo essere che non ha mai avuto debolezze. Il boia scarlatto. Sì, lui ha odiato l'umanità. Esattamente come la odio io. Osservalo bene, Edith. Il corpo perfetto di un essere incorrotto che si è conservato integro nei secoli nei sotterranei. Io sono come lui e spetta a me continuare la sua missione di vendetta. È il destino che ha voluto questo. Siamo uguali. Ora che avete profanato la sua tomba e spezzato il sigillo che imprigionava tutta la sua potenza, la sua volontà aleggia nel castello. E il suo spirito di vendetta rivive nuovamente in me. Ho cominciato già la mia lunga e atroce vendetta. I tuoi amici cadranno uno per uno. Sono prigionieri nei sotterranei e li aspetta la morte. Adesso, guarda, sono io il nuovo boia scarlatto.
Anche tu pagherai. Travis! Fermati, Travis! Torna indietro! Contagiarmi col tuo sguardo. Tu. Il boia scarlatto sono io. Il boia è tornato e vi torturerà a morte. Aspettano torture ancora più atroci. Sarà una lunga agonia. Col vostro sacrilegio avete risvegliato il boia scarlatto. La sua vendetta colpirà tutti. Anche Rick morirà. Cosa vuoi da noi? Lasciaci andare. Sei un esaltato. Torna in te. Non fare altre pazzie. Tu sei il padrone di questo castello. Tu non sei il boia scarlatto. Sì. Thank you.
Raul! Il boia scarlatto ha costruito il tormento dell'acqua ghiacciata per gli esseri come te. Il boia rivive. Non c'è pietà per nessuno. Sarà la morte a porre fine alle tue sofferenze.
Edith! Dove sei? Non ti preoccupare per me. Pensa agli altri. Sono nelle mani di Anderson. Ma sta attento. È un essere pericoloso. Un pazzo. È convinto di essere il Boia Scarlatto. Se non lo fermi tu, ci ucciderà tutti. Sì, ma prima dimmi come posso raggiungerlo. Attento, Rick! Cos'altro vuoi da me? Sei un pazzo! Un pazzo assassino! Sei un esaltato! Un folle pericoloso! Che cosa vuoi fare adesso? Il fuoco purificherà il tuo corpo e la tua anima! No! Essere impuro! No! No, fermo! Stai indietro! Sta lontano da me! Non voglio morire così! No! Torna in te! Stringiti alle sue punte avvelenate! No! Avanti!
tu, Edith, pagherai. No, lasciami. Lasciami. Oh, fermati. Oh, lasciami. Lasciami. Sei pazzo. No, no. Fermati. Svegliato il boia, soffrirete pene atroci. Tutto sistemato, lo scrittore è morto. Avete ucciso anche Rick. No, non è possibile. Assassino, fermati, Travis. Torna in te, Travis. Il boia! No! No! Sono io, il boia scarlatto! Non è possibile. L'ho ucciso. L'ho ucciso io. L'ho visto morire. L'ho ucciso. Non è me che hai colpito. È il cadavere del povero Lau. L'ho messo io sul torrione. Ed è su lui che hai scagliato la tua freccia. Vi ho giocati. Fallo fuori. Ammazzalo. Ammazzalo, t'ho detto. Thank you.
mio corpo perfetto. Avvelenato dall'amante della morte. Il mio corpo puro. È stato contaminato. Il corpo del boia scarlatto. Credeva di essere il boia scarlatto. E come lui, era ossessionato da un irraggiungibile sogno di purezza assoluta, di bellezza incontaminata. Aveva deciso di continuare la sua opera di vendetta e di morte, forse suggestionato anche dal fatto che aveva scoperto di possedere lo stesso volto dell'antico boia che è conservato in questi sotterranei. Lo stesso volto? Anderson, nella sua follia, lo aveva costruito con lineamenti identici ai suoi. Il vero boia scarlatto è ormai cenere da secoli. Andiamo via, Rick. Portami via da questo castello. È stato terribile. Non scriverò più romanzi d'orrore. Ho capito che non si deve scherzare con la morte e con i sentimenti. Thank you.